Come organizzare un viaggio aereo, anzi forse meglio dire come sopravvivere a un viaggio aereo di 11 ore con un bimbo di 2 anni, in piena fase terribili 2, tra l'altro. Per prima cosa non può mancare il passeggino comodo, leggero, che sta in cappelliera. La sua valigetta da viaggio, simpatica, che all'occorrenza potrà anche distrarlo. Conterrà macchinine che adora, un libretto da colorare, il pennello d'acqua è geniale per non sporcare, un libro da leggere con stickers sperando non incolli tutto l'aereo, anche lui è in fissa con Bing. All'interno cosa ci metteremo? Tutto un cambio, tuta, body, cambio pannolini e salviette, pantofoline comode, creme e doccia shampoo non occupano troppo spazio, guai se mancano due ciuci di scorta, pannetti e dei fazzoletti, salviettine monouso per disinfettare, qualche snack, un bicchiere dell'acqua. Questo è una genialata, anzi non so se sarà una cagata o una genialata, una sorta di cuscino gonfiabile che posiziona tra i due sedili in modo che Nea si sdrai completamente e funga da letto. Non so se ci starà nel suo zaino, rifileremo a serpente. La sua bavaglia composata, il thermos con all'interno una pasta in bianco che va sempre bene, non si sa mai. Viaggeremo anche di notte, quindi latte, libero, santa tachipirina, cuffie da bimbo e per finire, baba, tablet. Sarà favorevole, sarà contrario, non mi interessa, perché questa, cari amici e care amiche, si chiama sopravvivenza. Amore, hai 7 ore per gonfiarla. Però si gonfia facilmente. Cosa dici? Una cagata? No, ma che hai fatto per qua dietro? Ah, certo, anche Enea già lo odia. Tira calcio. E vabbè, che ve lo dico a fare? Io ve l'ho anche chiesto, ma tanto le risposte già si sapevano, avete praticamente indovinato tutti. E sì, siamo a Forte dei Marmi. Ebbene sì, dopo 11 anni, perché era il 2013 quando ci siamo stati, in tre, questa volta siamo tornati alle Seychelles. Siamo su un'isoletta molto molto bella, poi nei prossimi giorni vi farò vedere anche tutte le spiagge, ve lo farei vedere adesso, ma in questo momento proprio è brutto, sta arrivando la pioggia perché il clima è delle Seychelles, è tropicale, molto umido, quindi diciamo così gli acquazzoni sono frequenti, che durano poco però fortunatamente. Per ora abbiamo beccato bello, ma siamo appena arrivati, vedremo e speriamo durante questa settimana. Tanto c'è Enea qui accanto a me che si fa il suo bisogno. Il sole, come avrete notato dalle mie scottature, già mi sono messa tipo 2 orette stamattina al sole, è già rossa, nonostante protezione 50 manetta, il sole picchia tantissimo, fa caldissimo, ci sono tra i 28 e i 31 gradi, dovrebbe essere finita la stagione delle piogge, quindi sta iniziando la stagione più calda, e con un tasso di umidità, ragazzi,
mamma mia, cioè io non sono una che suda, ma qui devo dire, devo ammettere sì, senza far niente sudi dall'umidità che c'è. Però bellissimo, e non ricordavo l'oceano così caldo, mamma mia, sembra di entrare in una vasca da bagno caldissima, davvero uno dei mari, degli oceani più caldi in assoluto. È bellissimo anche perché appunto Enea c'entra molto volentieri, perché non la sente fredda. Abbiamo prenotato un paio di escursioni. Non riusciamo a fare tutto perché ci piacerebbe tornare, perché l'abbiamo già vista, alla Dig, che è l'isola più bella praticamente dell'arcipelago, delle Seychelles, però è un viaggio in barca di 2 ore, quindi e sarebbe tutta la giornata là, non lo so, con Enea così piccolo se ne vale la pena. Non so, mi sembra un viaggio infinito, il viaggio della speranza, non lo so, forse preferiamo stare tranquilli. E poi, mentre molto più vicina, qua a 15 minuti circa, c'è un'isoletta con le tartarughe, giganti, che sono un po' il simbolo delle Seychelles, quindi abbiamo prenotato sicuro quella, così Enea le potrà vedere. E poi un'escursione qui per visitare l'isola, una bella camminata di un paio d'orette, neanche forse, così visitiamo tutta l'isola e basta. Ci risentiamo dopo. Acqua, dai, acqua! Il granchietto dov'è? Che sta facendo la sua casetta? Hai visto?